Buonasera e benvenuti in questa nuova live. Come sempre, mi dimentico sempre di attivare la webcam, ma questi sono dettagli. More, tu fammi sapere se l'audio è a posto, se ci sono problemi. Così poi parto, che tanto il gioco è già attivato. Rincia in start. Devo solo capire come mettere bene le luci. Oggi vediamo, questa sera vediamo se riusciamo a prendere il nuovo cassiere. Buonasera Carmelo, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Come ho già anticipato, domani sera non sarò in live per motivi personali, quindi quello che vorrei fare in realtà è di portare comunque Hogwarts Legacy in settimana. Non so bene quando, sempre in live. Devo capire se sarà fattibile come cosa. Va bene come Va voce. benissimo come voce, perfetto. Ma basta solo l'audio, non vorrei che si sentissero i Griffin sottofondo, che sicuramente al pubblico fa piacere. Pubblico che ancora deve entrare. Meno male che Non sei si bene, Carmelo. sentono. Non si sentono? Ok. Comunque, praticamente, come ho già detto, anche su YouTube inizierò a fare le live. Vabbè, inizierò a fare le live, quindi vi aspetto anche lì. Ovviamente i giorni delle live di YouTube sono ancora da decidere, devo ancora capire bene, perché prima voglio testare, capire come funziona, abituarmi un attimo a YouTube versione live e non più YouTube versione gameplay registrato, che farò comunque, ma devo ancora organizzarmi. Quindi la questione di YouTube è tutto un rivoluzionamento, riorganizzazione, cose varie. Quindi, a parte questo, sta per finire anche Assassin's Creed 2, ovvero gli episodi speciali, e quindi devo capire un attimo come fare con gli altri capitoli, devo capire tante cose. Ovviamente, se mi seguite vi aggiorno, e se non mi seguite poi vi aggiorno comunque. E poi un'altra cosetta. Ah sì, visto che ho perso molti dati di supermarket, praticamente tutti, ho ricominciato. È stato abbastanza semplice a recuperare tutto. Ovviamente ci sono state delle modifiche, perché appunto, avendo perso tutto, ho cambiato alcune cose, visto che sono partita da zero e quindi oggi vedrete. Ovviamente l'obiettivo di questa sera è di riuscire a sbloccare il secondo cassiere, perché uno solo non basta. Io non voglio prendermi più la responsabilità di fare la cassiera ad oggi, voglio solo gestire e riempire gli scaffali, insultare i clienti e basta. Quindi questo sarà il mio compito ufficiale. Poi, per quanto riguarda domani sera, appunto, vi tengo aggiornati. Non è una bomba, non è l'una, è la lavastoviglie che ha terminato. Quindi, per quanto riguarda poi le live di domani sera, niente. Quindi Hogwarts Legacy, vi aggiorno in questi giorni, poi vi aggiorno se riuscirò a portarlo, se no poi lo porto prossima settimana. Tanto Spider-Man è quasi terminato, quindi volendo in qualche modo farò. Allora, possiamo partire. Dopo aver fatto queste piccole premesse, possiamo cominciare e continuare Supermarket Simulator. Mi sento molto professional con questi occhiali. Allora, mettiamo. Oddio, che sta succedendo? Mettiamo l'audio del gioco. Cambiamo, mettiamo live. Vediamo se la facciamo. Perché mi sono attrezzata, perché utilizzo il tablet per cambiare tutte le scene, cioè proprio. Però perché non parte l'immagine? Cosa è successo? Ah, ecco, ok, già mi stavo via male, eh. Già stava partendo lo sclero e amore, aiutami. Allora, adesso vi mostro un po'. Il magazzino c'è, non lo sto utilizzando, nel senso di aver speso 800 dollari, non c'è. Non ci sta. L'ho comprato, ma non lo sto utilizzando perché butto sempre tutto qua, dentro il supermercato. Perché mi viene più comodo. Tanto non dici niente a nessuno, quindi teniamoli lì per comodità. Secondo me è molto più veloce rispetto a lasciare tutte le cose di là, poi prendere, fare e dire. Ho messo il frighetto qua grande, poi ho preso uno piccolo e un altro piccolo dove ho messo solo le bibite. L'altra volta invece avevo tipo forse uno grande e tutti gli altri piccoli, vabbè.
Non è grande come quello precedente, quindi è piccolo il supermercato, devo ancora espanderlo, non l'ho ancora fatto. E ovviamente c'è il nostro cassiere che ho chiamato Franco. Se avete un nome da consigliare, mi raccomando, fatelo pure, così gli diamo un nome. Per me ad oggi si chiama Franco. Comunque, Carmelo, non avevo mai letto il titolo di questo gioco, Supermarket Simulator, che nome originale. E certo, è originalissimo. Comunque questo gioco può, secondo me, è tipo la rivoluzione. Assurda, ci sta un botto. A me piace un casino. Lo trovo molto rilassante. In più, gestisci tutto. Bellissimo. Io spero che in futuro creino un gioco come questo, dove però ci sono tutte le action figure, tutti i fumetti. C'è proprio mood fumetteria. Cioè, proprio sarebbe il top del top. Secondo te, Carmelo, come la pensi? Mi è uscita la voce nasale. Allora. Ok, poi vabbè, ho chiesto due prestiti, quello da 780 e quello da 2000 dollari, scusate, ma ogni tanto mi escono gli euro. E qua cosa devo mettere? Devo mettere... No, non devo mettere niente, lasciamolo qua. Ah, io apro, tanto c'è Franco in cassa. Apriamo e compriamo la spremuta. Allora. Ok. Prendiamo la spremutina. Dov'è la spremutina? Spremutina. L'abbiamo già comprata. Nel caso rimane. E va bene così. Ok, mi è rimasto uno. È avanzato uno. Perché avanzano le cose? Ma che palle. Però ti metto le cose qui. Tanto non ti muovi. Primo cliente. Allora, ovviamente posso dire che... un cassiere non basta perché è troppo lento, troppo. Quindi vediamo se ci sono bollette da pagare. Dobbiamo attendere il livello 20 e poi posso comprarmi il prossimo cassiere. Ok. Ah, devo dare in tutto 3.462,50 dollari. Sono molto indebitata, molto. Potrei comprare dei nuovi prodotti. Non lo so. Paghiamo. Che faccio? Compro nuovi prodotti, ragazzi. Carmelo, supermarket con i fumetti in vendita, dici sarebbe un Hypercop Simulator del proprio bomba. No, no, mi riferisco proprio al posto di supermarket simulator, fumetteria simulator. Allora, comunque sono indecisa, non so se prendere un'altra licenza. O se attendere. Poi c'è anche la pizza, le patate, patatine fritte, pollo, burro, cereali. Carmelo, secondo te che devo fare? Ascolto il tuo consiglio. Pizzica, il tonno sta andando. Ricompriamo il tonno. Aspettate. Fatemi vedere se non ci sono altre scatolette di tonno in giro. Oh, non penso. No, infatti non c'è niente, lì non vedo niente, quindi compriamo il tonno. Tonno. Tonno, 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 che costa un ciulo. Però a quanto pare va a ruba. Oh, quanta gente oggi. Mettila. Che è? Ah, la carta igienica va a ruba. Il tonno a quanto pare idem. Lasciamolo qua in mezzo. Tanto nessuno dice niente. C'è la coda. Cosa è finito qua? Il tè? Oh Maria, è finito il tè. Tè. Olè. Oh, aspettate, clienti belli, non vi lamentate che manca qualcosa perché mi arrabbio, eh. Mi arrabbio. Ma che è, oh? Cioè, questi qua sono 1,49. Ma raga, ma in che senso? È posto così. È posto veramente così veloce il tempo? In che senso? Oddio. O sono io che non ci sto più dentro? Aspettate. Ma qualcosa manca? Candeggina! Oddio. No, raga, sta facendo il delirio.
manca la candeggina. Candeggina. Detergente. Kleinisch. Quello sta aspettando. Se aspetti ti porto tutto. Oh, e mettiti qua. Porca di quella paletta. Porca di quella. Oh, con calma, sto per gli scatoloni e tutto passa. Allora, candeggina. Detergente. Maria, ma partiamo male oggi. Le casse sono piene. Con calma, il fra è uno, ce lo teniamo. Lasciamo qua. Candeggina. Ok. Non mi ricordo se l'ho comprato. Poi cosa ho avanzato? Shampoo. Qui cosa ho? Latte. Ok. Qui cosa manca? La pasta. Fermoli, basta. Ok, cosa manca qua? Niente, qua sono a posto. Bibite sono a posto. Acqua, yogurt a posto. Tonno a posto. Hanno tutto. Non romperò le palle. Comunque non so che consigli mi hai chiesto prima per chi mi ha dato a scatti la live. Ah, è andata a scatti, mannaggia. Allora, leggo l'altro commento. Beh, ti sarebbe più originale. Tra l'altro non l'ho mai detta questa cosa, quando porti il gioco di Spider-Man, che penso sia quello del 2018, mi fai ricordare quando 10 anni fa andai con i miei amici a vedere il tanto odiato The Amazing Spider-Man 2. Perché tanto odiato? Quindi ti ho. Ma non ti piace in quel senso? Ma allora, Spider-Man, la Remastered, adesso io non vorrei dire una cavolata. Vediamo. Ti dico subito. No, aspettate. Mi fa. Ma l'anno di uscita? Amo! Quando è uscito la remaster di Spider-Man? Quello che sto portando io? Aspettate. Qua mi dice il 12 agosto, ma non mi dice l'anno. C'è scritto su. Perché non me lo dà? Comunque non mi ricordo bene l'anno dell'uscita della Remastered. Non me lo ricordo. Comunque la richiesta era quella di comprare nel caso una nuova licenza, quindi nuovi prodotti per questo bellissimo supermarket. E non sapevo cosa fare, quindi ho chiesto questo consiglio. E quindi sto attendendo una risposta. No, scherzo, nel caso lo compro. Però se qualcuno vuole darmi una mano, consigli, li accetto tutti, volentieri. Mi spiace che comunque sia andato a scatti. Non so come mai. O perché ho troppi dispositivi attaccati, oppure non lo so. Non ne ho idea, può capitare. Quindi se va a scatti, scusatemi. No, a me è piaciuto. E ho odiato perché assieme al suo predecessore è un reboot della trilogia originale uscita nei primi anni 2000. Allora, mi sono fatta la mega maratona di Spider-Man. Infatti Spider-Man è uno dei miei personaggi preferiti della Marvel. Però, ovviamente poi gli ultimi, più che i primi, gli ultimi hanno comunque un collegamento con tutta la saga della Marvel, no? Adesso spero di non dire una cazzata, nel caso, scusatemi. Forse gli ultimi avevano appunto dei riferimenti ad altri film della Marvel, cosa che io ancora non avevo visto, ma perché non sapevo questa roba qui. Perché ammetto che l'anno scorso ho fatto praticamente la mega maratona della Marvel intera. Devo recuperare ancora alcune cose, però molti film della Marvel non li avevo mai visti, o almeno li avevo visti, ma non me li ricordo. Quindi ho fatto la mega maratona. E li ho visti tutti. Infatti, poi ho collegato
questa cosa, ho capito che c'è un ordine in cui guardare appunto i film della Marvel, e quindi diciamo che è stato un po' un... In che senso? No, certo, sì, però se qualcuno vuole dare consigli, ripeto, accetto volentieri. Ma sì, spendiamo soldi, piuttosto andiamo in bancarotta e chiudiamo, ma andiamo in fallimento, e dai. Ma tranquillo, Carmelo, vai tra. Se hai consigli, buttati pure, nessun problema. Vediamo se è fattibile. Ad esempio, qualcuno in live la scorsa volta aveva detto: ma si possono lanciare i scatoloni? Mi sa che sto urlando un po' troppo. Si possono lanciare gli scatoloni sulle macchine? Ci abbiamo provato, non è stato possibile, ma l'abbiamo fatto. Sono le 5 di pomeriggio. La clientela è molto movimentata, cioè la clientela è bella attivella. Quindi vediamo se finiscono le cose. Un supermercato un po' disordinato, ma va bene, non ci interessa. L'importante è che i clienti abbiano tutto il necessario. Non voglio sentire lamentele. Prendiamo gli spaghetti. Perché il mio intento è, oddio, finita la cartigia di allargare sto supermercato, in più accendo con la luce. Allargare il supermercato, prendere il nuovo cassiere, prendere la nuova cassa, di conseguenza, cacchio, ho sbagliato. Prendere la nuova cassa, ho finito la pasta, mannaggia. E il cassiere. Sarebbe ripetuto troppe volte, troppe volte, per secondo. No! Sbagliato. Maria, c'è una cosa bruttissima. 3.000 dollari, ma praticamente la maggior parte sono tutti i debiti, sono tutti i prestiti che ho chiesto, mannaggia mia. Allora, cosa c'è? Zucco. Buttiamolo. Qui manca qualcosa, no. Detergente. Finché non manca niente, andiamo avanti, tranquilli, tranquilloni. Qui cosa c'è? Niente. Ma vuoto. Ah, l'ho lasciato così, per la fretta. Bene. 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 Avvicino al microfono. Spaghetti? Nessuno vuole spaghetti? Oh. Cos'è finito lì? Il latte! Cacchio, latte. Latte. Chissà se il secondo cassiere sarà un cassiere o sarà una cassiera. Spero una cassiera, dai. Voglio una bella cassierona. Quella con le tettazze e andiamo. Quante persone. Ok, ci vuole un cassiere in più. Ci vuole un secondo cassiere. E qui ho finito i cereali. Zucchero. Il zucchero non si è inciuato nessuno. Mi sa che mi conviene mettere closet. Chiudiamo. Sì. Confermo che ci vuole un secondo cassiere. Ma non mi voglio mettere a fare la cassiera perché sennò finisce male qua. Finisce che sclero. Latte. Spaghetti, l'avete toccati? Bravi. Non ho capito che cacchio vuol dire quel nebbio. Burro d'arachidi. Ok. Sperando che non si bloccano. Però l'anticipo in contanti, eh. Anticipo. Tipo che nero. Tanto vale tutto. Questo è rimasto fermo che sta cercando qualcosa. L'hanno svuotata. Bene. Uova. Uova. Come faccio a pigliare in poco tempo il secondo cassiere? Mannaia. Cosa c'è? Ah, sale. No, no. Sale non l'hanno toccato manco a morire. Ah, ce n'è ancora. Mannaggia. Mi preparo la lista.
zucchero. Così domani parto in quarto. Cioè domani. La prossima giornata parto in quarto. Finito. Ok. Qui ho il latte. A sto povero Cristiano gli sto facendo fare le ore beate praticamente. Vabbè, oh. Ma mi posso dare neanche qualche dollaro in più. Mannè. Là c'è il formaggio. M'hanno svuotato. M'hanno svuotata. Le bibite. Cioè proprio non se le inciulano. Detto sinceramente. Ok. Qualcuno ha detto che manca qualcosa, ho capito, che ci devo fare? Questo è vuoto. Niente, alla fine non volevo lamentele, ci sono lamentati tutti, grazie. Non ti pulisci il ciulo, che te devo dire? C'è l'altra Coca-Cola, ma è piena praticamente. Lasciamolo qua. Questa cos'è, arancia? Sì, arancia, ok. Ma l'attesa alla dolci torte. Preparo già la lista, tanto non posso ordinare. Torta, torta, che devo, tanto devo prenderla, appunto, miele, cioccolato, cioccolato, miele, ho toccato qualcosa che non devo toccare, mannaccia, mannacciuina, Carmelo, vengo subito, leggo subito, ho visto che è il tuo commentino, ok, oddio, partita del tosse. Caffè? Sì, il caffè mi conviene comprarlo. Caffè. La farina. Sì, farina, entrambe le due farine. Ok, massimo 10. Finisce lei e poi finiamo. No, mi sa che mi tocca la seconda cassa, porca. Vabbè, poi questi qua vengono tutti da me. Da me, da me. E non hai trovato la torta. Ciao. Mezza storpia. Ok, vediamo. 10 prodotti non trovati. Nacci. Allora, mozzarella, pastiglie, succo e tonno. Allora, tonno. Mozzarella. Pastiglie e succo. Pastiglie 19,02 e poi succo. Grazie. 21,81. 21,51. Con la mozzarella abbasso o alzo in base a qual è il prezzo appena la compro. Allora, Carmelo, mi dici. Sì? Ah, cacchio, non l'ho messa, scusa, bravo che me l'hai detto. Spero non mi... Grazie, amo, scusami. Ah, sto facendo male. Scusate, raga. Ho letto il commento, ti rispondo subito, Carmelo. Faccio sta cosa, sennò... Cone mi ammazza. E no, c'è anche ragione, prima che gli fondo il PC. E poi senza questo, niente live. Comunque... Guarda, ti dico... A me è capitato perdere i dati per colpa mia, perdere i dati a causa di un problema del PC. E penso che non so cos'è peggio, perché io ho cancellato i dati di Assassin's Creed 1 ed ero arrivata praticamente forse alla metà della storia, quindi tu immagina, e lì per fortuna avevo tempo per recuperare
il gioco in sé. Fosse successo ora, non lo so. Penso che l'avrei portato fra 4 mesi, 5 mesi. E invece, beh, il supermarket è stato molto veloce, in 2 giorni neanche l'ho recuperato. Quindi, sì, troppo brutto, cioè. A me è venuto un male in tutti i sensi, ma proprio un male. Il mio ragazzo era presente quando ho cancellato Assassin's Creed. E quando invece si è cancellato Supermarket Simulator, infarto. Perché poi avevo anche Tomb Raider Underworld. Un'altra sclerata. Anche quello sta un po' indietro. Però sì, è una merdata quando si perdono tutti i dati. È una merdata. Perché poi devi rifare tutta capo. E quella è la palla. Se non puoi recuperare. Se poi invece un gioco come Supermarket Simulator che in 2 giorni recuperi tutto, neanche, allora forse ti animi un po'. Allora, adesso prendo un attimo i prodotti che devo mettere. Capiamo un attimo perché siamo a livello 17, qua devo un attimo, come si dice, animare un po' la festa. Devo velocizzare le cose, se no non finiamo più. Che questa posso, là c'è la farina. Cereali. Caramelle. Comunque potevo anche non comprare il magazzino me lo facevo all'interno del supermercato. Allargando, mi mettevo gli scaffali. Tanto nessuno dice nulla. Siamo in un gioco e decidiamo le regole, no? Ho speso $800 per niente, perché tanto non lo sto utilizzando. Vabbè, rimarrà lì per ora, poi vediamo. Allora, non so perché trovo molto più comodo avere tutte le scatole sotto mano piuttosto che averle da un'altra parte. L'ho constatato questa settimana mentre c'è nei giorni in cui stavo recuperando tutto. È un po' disordinato, però nel disordine in qualche modo ci capisco qualcosa, dai. Allora, cioccolato. Ok. Miele. Allora, poi che cacchio c'è? Devo anche modificare quella mozzarella. Allora, il tonno lo prendo poi dopo, nel caso dovesse servire. Formaggio, parmigiano e mozzarella. Ok. Ah, parmigiano. Dove sei? Formaggio, mozzarella, formaggio. Ma le uova qua ci sono. No, non le compro. Nel caso dovessero finire, le ricompro. Zucchero siamo a posto. Qua è riso. Qua siamo a posto. Olio. Uè. Riso. Olio. E la zip. Si chiama zip la Sprite. Italiana praticamente. La Sprite. La zap, scusate. Cos'è? A Sprite praticamente. Mettiamola qui. Ok. Cacone, quando è che vieni giù? Cioè, quando è che vieni giù a salutare? Sto Scenditi! Tra poco arriva anche Cacone. Fa un po' di compagnia. Allora, adesso con la scusa abbasso anche il prezzo, alzo il prezzo. 5,79. Sì, poi ho deciso di voler mettere i prezzi pappale pappale come sono scritti. Non li abbasso. Voglio guadagnare. Non mi interessa. I clienti devono pagare. Voglio diventare ricca e Thanks for the follow. grazie per il follow. Buonasera.
Alebina, buonasera. Grazie per il follow. Grazie mille. Tutto bene? Tutto a posto? Quindi il nostro obiettivo è diventare ricchi sfondati e far sì che questo bellissimo supermarket diventi tipo un supermercato gigantesco dove ti perdi appena ci entri e ci metti mezz'ora perché ci sono 3.000 cose. Non so se vi capita quando magari andate a fare la spesa, dovete comprare due cose e poi alla fine uscite con quattro buste perché dite: "Oh, ma c'è quella roba lì che voglio, oddio". Ecco, tipo una roba del genere. A me capita un casino. È capitato pure questo sabato con Cacone, ma dettagli. Cacone sarebbe il mio ragazzo, per chi non lo sapesse, che tra poco scenderà e ci degnerà della sua presenza. Tutto bene, tutto bene. Prima volta che vedi questo gioco? O l'hai già visto da qualche altra parte? Ui, Ferrarino. Allora, devo comprare allora carta igienica. La candeggina se la sono mangiata, ma che? Allora, le Candish che mi costano quanto un rene a momenti. Carta igienica, pastiglie, detergente. Allora, carta per il culo. Candeggina. Senti, abbondiamo, perché la carta igienica va a ruba. Poi ho visto che manca. Che manca? Ah, Clendish. Mannaggia. Clendish. Clendish, come si pronuncia? Non lo so, scusate per la pronuncia, ma io l'inglese ad oggi non siamo ancora amici. Appena lo saremo, mi vedrete parlare tipo English potente. Questa cosa non si può sentire, è un po' cringe, ma dettagli. Carmelo, a me succede, ma con i vestiti e non di miei vestiti. Oh, lascia perdere per i vestiti, cioè del tipo comprerei il mondo. Il problema è che quando compri c'è l'alta probabilità che molte cose non le usi. Cioè le utilizzi una volta o non le utilizzi proprio. Quando fai shopping compulsivo dei vestiti. Infatti io mi sono messa di impegno, ho cercato di non farlo più. Quindi ci sto. Sono brava, sono brava. Spenderei tanto per le scarpe. Sono un amante fottuta delle scarpe. Alebina, l'ho visto anche in altre live. E nelle altre live invece, tipo, hanno creato super, dei super mega supermarket. Come sono? Hanno tipo le torri di Pisa, così? Hanno dei cassieri che si chiamano Franco? Il mio cassiere l'ho chiamato Franco. Che non so come chiamarlo, cioè mi piace dare un nome alle cose e alle persone a caso. No, questo scatolone è troppo grande, quindi mettiamolo qui perché è troppo grosso. Ok. Dai. Giuro che lo utilizzo il magazzino, lo giuro. Andiamolo aperto così dall'avvenienza è lì pronto, bello che pronto. Allora. Che fa? Dai, compriamo. Espandiamo il. Costerà di più l'affitto, ma dettagli. Allora, arredamento. Aia, scusate, ho gli occhiali che mi stanno ammazzando. Ah, così come sto a fa io? Bello, dai. Bello, bello. Quindi sono a pari passo con gli altri. Oh. Ok, sono a pari passo con gli altri. Aspetta, in che senso, Carmelo? No, no, ma non sono io a volerlo. In che senso? Aspetta, perché non ho capito. Spiegati meglio. Allora. Ah, ok, allora. Facciamo così. Questo è un casino. Acquista questa stessa per ampliare. Ok, ampliamolo. Assunzione livello 20. Magazzino, non mi interessa niente. Prossimamente, chissà cosa faranno. La mia faccia. Ci metto la mia faccia prossimamente. Così. Allora, acquisto questo. Alla fine ho deciso, acquistato. Acquistato. Potrei acquistare anche questo. Il problema no, no. Mi mancano i soldi. Ma anche se li avessi. Beh. Pazza. Ok. Allora, facciamo una cosetta. Allora. Adesso, modalità dei Sims. Sistemiamo tutti gli scaffali. Ok,
non avranno un senso logico al momento. Avviso già. Allora. Una cosa. Facciamo una cosa. Spostiamo. Mi metto a casaccio. Io voglio crearmi un magazzino qua, dentro il supermercato, sono sincera. Voglio avere le cose sotto mano. Perché cacchio non ti metti? Ma porca di... Allora, cerchiamo di capirci, eh. Mettiti, non ti metti. Ha senso questa cosa? Boh, non lo so. Ci provo. Ok. No, 4,10. Ah, devo aumentare il latte? Questa cosa me la sono persa? Me la sono persa. Ma togliamo il frigo. Allora, tu stai fermo. Ah, cercherò di fare. Cercherò di essere veloce, veloce. Anche se. Potesa, potesina. Comunque, ragazzi, se non lo sapete, è uscito un nuovo episodio di Assassin's Creed 2, episodio speciale. E si tratta appunto del completare tutte le mappe, tutte le cose che non ho fatto durante la storia principale. Quindi, se non l'avete visto, mi raccomando, andatevela a recuperare. Ok, lasciamo così. Siamo prodotti, roba da bere. C'è proprio una disposizione del cacchio. Ma va bene così. Spostiamo qua. Questo lo spostiamo così. Questo lo sposto così. Per ora va bene qua. No, per culo ci sta. Vabbè, con lo spazio piuttosto lo utilizzo. Allora, lui dove lo mettiamo? Lo teniamo qua. Ok. Per ora mi lascio le cose così, va bene. Allora, lasciamole così. Allora, vediamo, vediamo. Allora, Carmel è un'altra persona che mi spinge a comprare più del dovuto. Comunque mi ha rubato la parola. Carta igienica diventa carta per il culo, seppure io la chiamo carta da culo. Io ti leggo. Leggo nella mente delle persone. Leggo nella mente. Allora, capiamoci un attimo. Mi sa che devo aggiungere per forza la seconda cassa, ragazzi. Aspettate, aspettate. Allora. Facciamo così, mi manca. Ah no, devo aggiungere pure. Allora. Scaffalino. Lo compro. E lo metto qua dentro. Esiste il magazzino, ma io non lo utilizzo perché sono scema. No, perché mi va così. Però non lo fa sta qua dentro, ma va qua il paese. Niente, ho comprato una cosa per niente, raga. No, aspetta. Non ci credo che non ci sta qua dentro. Allora, aspettate un attimo. Ma se io voglio mettere una cosa qua dentro, perché non me la metti, scusa? Non l'ho capita sta cosa. Qual è il problema? Cioè, le regole le faccio io. Perché non posso mettere sto coso qui? Qual è il problema? Che sono i clienti lo scambiano per una cosa. Ma qual è il perché? Ah, no, aspettate. No, non c'entra una ceppa. Niente. Ma niente, boh, che devo fare? Che palle. Ho comprato una cosa per niente. Oh, aspetta. Allora, uno dice, ma esiste il magazzino per un motivo? Giustamente, quello è vero, ma io sono fatta strana. Non mi piacciono le cose comode, mi piacciono le cose scomode. Vediamo qua che devo fare. Allora, fuori uno. Fuori. Ok. Fuori due. Apriti, sesamo. Ok. Così che devo fare? Mettiamolo qua. Non gli piace. Va bene. Teniamoti qua. Non ti piace. Non ti piace. Va bene, va bene, va bene. Lasciamo perdere. Allora, mettiamo la seconda cassa. Io volevo il secondo cassiere, ma andiamo a rilento. Quanto mi viene a costare la seconda cassa? Vabbè.
Devo comprare anche i nuovi prodotti. Mannaggia mia, aspettate, aspettate. Qua. Pollo, cereali, sono i cornflakes, honeybees, burro, patatine fritte, pizza mista e sacchetto di patatine. Ok. È già $200 sonate quel paese. Nuovi prodotti, nuovi prodotti. Ma guardate che classe, cioè. Come l'hanno messi non lo so, va bene. Le patate! Ho bisogno di un nuovo scaffale. Altro che cassa, niente, la cassa la prendiamo poi. Arredamento. Freezer. Altro scaffale. Niente. La cassa la prenderò in un secondo momento. Abbiamo bisogno di un altro scaffale. Le patate! Sacchi di patate! Quante patate sono? Non ho visto. Patatine fritte. Congelatore. Eccola, eccola! Ci voleva la spesa doppia, eh? 400. E Maria! Niente. Potevo mettere le mani nel sedere e dire non compro niente, niente di niente. Dove lo metto il freezer? Qua ci sta. Oh, dai. Ma l'ho messo giusto a me. Oh, che carino. Oddio. Ah, ma posso mettere più prodotti? Che figata. Fighissimo. Ok. Pizza. Immagino vada qui, infatti. Ok. Ah, è pieno? Teniamolo qua. Ok. Poi. Pollo. Ma ci devo metterlo qui? No. Aspetta, dove va questo? Eia. Oddio, no, raga, divento povera. Se no, aspettate. Eh no, perché ce ne stanno solo due. Posso fare un pezzo? Tipo così? Aspettate. Allora, no. Appunto, non posso fare. No, non penso, eh. Io adesso la tento. Ma che cagata! Cioè, potevo fare una fila, una fila, una fila. Niente, quindi qua vado in fallimento. Oggi vado in fallimento. Vado in fallimento. 400. Io devo pagare pure i debiti. Levati. Devo pagare pure i debiti, raga. Ma che stiamo scherzando? Dove lo metto? Mettiamolo qua, vai. Dov'è il pollo? Di merda, vieni qua, mannaggia a te. Pollo, vieni. Ci metto le altre pizze allora a sto punto. Allora, qua cosa c'è? Altri cereali. Cereali, vai. Me la ricordate la. Le Miei pop. miele pops? Pain. Pain Tans. Il burro che non ti delude mai. Immagino vada in frigo. Fridge. E dove cacchio lo metto? Che non ho spazio. Porca trova. Aspettate. Qua ho un coso col succo. Di là ce l'ho? No. Allora facciamo una cosa. Eh no. Non ho. Qua il latte. Allora, facciamo una cosa. Niente, no. E non posso comprare il frigo! Cazzo. Allora, facciamo così. Prendo. Succo. Aspettate. Succo. Spero di non aver sbagliato. Ok. Sto a fare una cazzata, io lo so già. Non mi bastano i soldi. Mi bastano! Ci sta? Raga, per uno, cazzo, per uno, no! Per uno, vabbè! In che senso? Ma porca di quella valetta! Allora, qua cosa c'è? Ah, dai, accettami questo, no. Questi mi chiederanno il burro a cocò, io lo so già. Aspetto che finisca un. Allora, io lo metto qui. Tanto non si scioglie. Allora, le patate. 5,32, 5,32. Siamo dei ladri? Sì. Ci frega qualcosa? No. Bene. Allora, 5,22, 5,22. Ok.
Qualcos'altro aggiunto? Qua. Questa roba qui. Ok, pizza. La pizza 5,13. Abbiamo la pizza. Vedo che hanno messo pomodorini, olive, prosciutto e funghi. Pizza poi, che pizza è una pizza così? Non ha quattro stagioni, no? Vabbè. Carmelo, secondo te che pizza può essere? Questo qua, la pizza De Niro. Però che pizza è esattamente? Ah, che culo, ce l'ho fatta. Cioè, nella realtà che pizza potrebbe essere? Che nome gli danno a una pizza del genere? Dov'è il burro? Sono riuscito a mettere il burro? Burro? Ci sta tutto? La disposizione è un po' una cacchetta, però vabbè. 2. Sì, 52, me lo comprano subito. 2. Ce la posso fare? 2,63. Pizzica, sono già le 10 e 20. Maria, è passata in fretta il tempo. Perché? C'è già passata quasi un'ora. Boh, di pizze surgelate ne vendono parecchie marche. No, sì, però tipo è proprio il nome della pizza con questi ingredienti qua, secondo te? Cioè con olive, basilico, formaggio, vabbè, la base, pomodoro, formaggio, prosciutto. Più tutta sta roba. Chissà com'è. Ah, questo lo posso togliere. Non mi serve, il burro lo metto. Maggio. Mettiamo qualcosa qui così non sta in mezzo alle balle. Mettiamolo qui, ci sta. Il culo ci sta. Questo cos'è? Un succhetto abbiamo, un succhetto, ok. Mettiamo qua. Io il magazzino non lo voglio usare. Un altro succhetto. Ma tanto io qua so che ci sono tutte le bevande. Va bene così. Qua c'è il cioccolato, qua ci sono le uova, qua c'è l'olio, qua c'è il miele e apriamo. Che devo fare? Volevo comprare la cassa, ma so povera. Teniamolo così e va bene. Boh, non ne ho mai viste di così condite. A me non so perché ricorda un po' la quattro stagioni, ma la quattro stagioni non ha tutti questi ingredienti. Azzardo, una ristorante della Cameo? In che senso? In che senso? Eccolo! Chissà se arrivano nuovi clienti, raga. Mi sa che oggi niente nuovo cassiere, mi sa. Ah, mi sono dimenticato di mettere il prezzo. L'ho messo a tutti. No, ho dimenticato di mettere il prezzo. Ci perdo. Continua. Cacchio, ho dimenticato di mettere il prezzo al pollo. Pi 9,32. Ok. Allora. Diciamo che questi i freezer sono molto scomodi perché a livello di visuale si vede una ceppa. Ok, va bene. Sapone per le mani. Sapone per le mani, sapone per le mani. Sapone per le mani. Me lo posso ancora permettere, me lo posso ancora permettere, dai. Vai, devo comprare anche il detergente. E filiamolo qui. Qua c'è tutto. Il tonno, vabbè, lo prendiamo poi, tanto c'è. Qua cosa manca? Il detergente, detergente, detergente. Io pensavo che gli scaffali quelli neri. Li potevo mettere qua dentro. Che palle. Cioè, io voglio il magazzino all'interno del supermercato, va bene?
Va bene? Cioè, io non lo so, esiste il magazzino? Non lo utilizzo perché non mi va. Qua delle uova ci sono ancora. Questo è a posto. Le patate. Guarda le patate. Costano un ciulo pure quelle, secondo me. Patate. 44, bene. Patate. E sono l'una, eh. No, ho preso quelle sbagliate. Catrota. Ho preso quelle sbagliate. Ah, il sacchetto di patate. Mannaggia, ho sbagliato. Vabbè. Cadi quella paletta, il sacchetto di patate. Devo leggere bene. Mettiamo la carta igienica vicino alle patate, dai. La scusa se manca lì, la pigliano qua. Se manca la carta igienica, ce l'avete vicino alle patate, mi raccomando. Qua c'è la carta igienica. Muove, parto un polmone, scusate. Farina, c'è cioccolato. Cosa manca? Ah, le casse sono piene. Fatene una ragione, che te devo dire? Povera, non mi posso permettere il secondo cassiere, e a maggior ragione non mi posso permettere la seconda cassa. Qua c'è dello shampoo, no? Allora, shampoo, bravo. Metti uno shampoo, va. Shampoo a questo. Latte, cazzo, se il latte intende quello lì la confezione, vero? Manca il latte. Oh mamma. Manca il latte. No, fermo lì, non vi. Compriamo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Qua c'era il latte. No. Mettilo qua, mannaggia. Mancano anche le uova. Mancano le uova. Cacchio, ho preso. Hanno preso due, vabbè. Dove sta il latte? Ok, il latte, mancano le uova. Mannaggia, oh mannaggia. Metto un'ansia, mi stanno mettendo ansia. Uova. Devo accendere pure la luce. E devo aggiungere pure lo. Ah, lo shampoo. Ecco. Cos'era quello piccolo? Spero di aver preso una cosa in più. Butta qua, butta qua, butta, butta. Vabbè, dai, non è. Devo aggiungerne solo una. Qua cosa manca? Torta. C'è qualche torta qua? Sì, eccola qui. Poi. Questo è lo shampoo. Lasciamolo qua. Qui non manca niente, vabbè, il riso si può sempre prendere. Il succo d'arancia, succo d'arancia, beh. Succo d'arancia. Sì, qua devo assolutamente mettere la luce. Manca il tonno. Tonno. Parmigiano. Però, boh, tonno, parmigiano e poi. Boh. A tonno. Mannaggia. Parmigiano. 117, zio fa per due prodotti. Maria, Maria, Maria. Il latte non mi serve adesso, lascialo qua. Parmigiano. Ah, forse non ho ancora il tempo per fargli comprare il tonno. Boh, finita la farina. Ahi, eccolo. È un delirio con un cassiere comunque. Solo uno è un delirio. Niente, chiudiamo. Ah, m'hanno svuotata bene. Io sistemo dove manca. Dove manca sistemo, che devo fare? Lasciamo qua. Cioccolato, come siamo messi a cioccolato qui?
Oddio, il mio cervello mi ha memorizzato tutte le posizioni dell'altra volta e quindi devo rimemorizzare tutto. Ok. Il latte qua come è messo? Ci vuole. Però lo lascio qua. Qua c'è l'olio. Come siamo messi a olio? Vabbè, ci saranno un bel po' di lamentele che dobbiamo fare. Vabbè, dai, Carmela, ce ne faremo una ragione allora. O se no faccio una ricerca e scrivo nome pizza che ha ingredienti con. Adesso lo cerco, aspetta, adesso lo cerco. Vediamo se esiste veramente una marca. Cioè una pizza. Vediamo come l'hanno chiamata, una pizza così. Ho chiuso, aspetta, lasciamolo qua. Questa è vuota. Quella si è buggata, questo è il miele. Lo zucchero se lo sono presi? Niente, lo zucchero non lo vogliono. Non lo vogliono. Poi ne ho solo uno, piglialo, dai, fra. Sei qua. Niente, non lo vogliono. No, non lo voglio. Sapone? Grazie. Ok, sapone. Oh, nessuno vuole niente. Sì, perché stavano aspettando i cereali. Domani. Fornitore è chiuso. Mi ha detto che passa domani. Ma lo zucchero nessuno l'ha comprato, eh. Sono già 2 giornate. 2 giornate con questa. L'olio. Cioccolato. Cazzo è? È qua. Ah, è pieno. Ok, cioccolato è pieno. Le uova? Come sono messe a uova? Pieno. Ok. Sale? A sale come siamo messi? Noi trattendo la fine, che te devo dire? Questo è vuoto, non serve a niente. Qui ci sono le uova. Qui non c'è niente. Ok. Ah, cosa importante? La luce, perché me ne serve una. Partiamo con una. Arredamento. Costano anche poco, dai. Ok, poi. Farina. Farina. Io prendo questa perché tanto in realtà quella è solo di scorta. Caffè. Caffè idem, perché in realtà questa è di scorta. La pasta. L'olio, se finisce lo compro. Se voglio andare sul risparmio. Cereali e le torte. Cereali. Oddio, aspettate. Abbiamo finito, adesso ti faccio andare a casa, fratello. Torta. Faccio andare a casa, sto povero Cristian. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Sempre 10 lamentele. Ok, la patatine fritte, pizza e carta igienica. Bene. Patatine fritte, pizza, carta per il culo. Cambiano i prezzi quando vogliono. Impressionante. Carta per il culo. E dai, perché me l'avete abbassata? Ci sono guadagnato un casino. Allora, poi abbiamo da mettere. Allora, cosa ho preso? Perché ho messo 7 cose. Bene. Ma quindi con Enter puoi scegliere tutte le quantità. Pollo. La pizza siamo a posto. Qui siamo a posto. Idem.
manca solo la farina. Le bzz, cereali bzz. Sono andati. Qua che cazzo ho scritto? Che c'è qua? Cereali, gli altri cereali mancano, ok. Cereali. Burro d'arachidi. Sugar. Questi sei a posto. Burro d'arachidi e sugar. Burro. Sugar. No, zucchero. Se voglio scrivere sugar, non me lo accetti, pezzo di cane. Vediamo se ci sono bollette da pagare, aspettate. Sì. Ok. Fatture. Banca. Tra 2 giorni. Sì, paghiamo tra 2 giorni. Allora, iniziamo a sistemare. Sugar. Ah, devo prendere anche prodotti per la casa. Mettilo. Ah, qua c'è il formaggio. Maggio, dove stai? Ah, è l'altro frigo, ok. Ah, no, è proprio pieno. Bene. Ah, perfetto. Poi abbiamo. Se sono a posto. Questa è la lucina. Mettiamo la luce. Vediamo se funziona, se non la spostiamo. Tanto si può spostare. Poi abbiamo cereali. Abbiamo pan, buon pan, buon pane. Dove cacchio è? No, devo trovare un modo per sistemare le cose bene. Sono qua, sclero. Ok, lasciamolo qui. Burro d'arachidi. Facciamolo qua. Farina. Amore? No, pure se sentissi troppo il rumore del televisore. Perché sento la canzoncina di sottofondo, quindi se lo senti io, secondo me si è sentita pure sul live. Vabbè, fa niente, amore. Ma è bzz. Non è bzz. Aspetta, c'è un problema di fondo. Ah, sono. Oh, scusate, ho sbagliato. Scema. Mi ha detto, ma non è. Ma questo è crispy chip. E vabbè, avete capito. Ma tanto tu non ti muovi, quindi lo posso lasciare qui. E questo. Bzz. È più una raga, sono simili, eh? Le scatole, là sopra. Lasciamolo qui. Questo cos'è? La pasta. E la lasciamo qua. Poi ci sono le bibite. Che le posso mettere anche mentre. Ok. Sì, dai, partiamo. Vai. E nel mentre mi carico le bibite. Ok. La posso lasciare qua questa scatola. Cioè, raga, ci sta a pennello. Sto male. Tanti clienti riescono a prendere le cose. Passano attraverso i frighi, quindi questo lo possono fare. Apriamo. Siamo arrivati a livello 18, raga. Una lentezza unica, assurda. Ma vabbè. Magari ci aggiungo pure la cassa, vediamo. Questo è sempre. Ok, facciamo così. È succo. No, è succo all'arancia. Mannaggia. Se sapevo mettevo questo, visto che è singolo. Allora. Vediamo la zip, la zap, come si chiama. Questo è Sprite. A casa mia è Sprite, a casa loro è Zap. Oh, perfetto. Allora. Che faccio? Aggiungo sta seconda cassa, porca paletta. Però dove cacchio lo metto? Solo questo. No, devo cercare la pizza. Devo cercare la pizza. Nome pizza con
Basilico, prosciutto. E la capricciosa! E la capricciosa! L'ho detto forse. Sono pomodorini secchi questi. Sì, è la capricciosa, raga. E no. Aspetta. Capricciosa con aggiunta di pomodorini. Carmelo, sei ancora qua? Alla fine ho trovato il nome. È la capricciosa questa. C'è scritto pizza De Niro. Non è in italiano, quindi non lo leggo. Va bene così. No, ho aperto senza comprare le cose. Mannaggia. Mannaggia a me. Ho aperto senza comprare le cose. Mannaggia mia. Carta per il culo. Ne abbiamo. Ne abbiamo, carta per il culo, ne abbiamo. Io che volevo mettere la cassa. Questo è bello grande. Beh, mettiamolo qua un attimo, 2 secondi. Mannaggia a me. Mi sta finendo il latte. Il latte, il latte, il latte, il latte. Dov'è il latte, latte? Ok. Ok, lasciamolo qui. L'olio sta finendo, quindi lo compriamo. Olio. Capito che le case sono più alla signora, però voglio vedere all'estero, appresso a voi, eh. Olio. Le patate. Sacco di patate, questa volta scrivo sacco di patate, sacco. E mi spunta, perfetto. Sacco, grazie. Sacco di patate. Sì, la lavastoviglie, ma sono... perché è arrivata prima, quello. Ok. Il riso, carta igienica, come siamo a posto. Caffè ce n'è ancora. A livello di formaggio... Partito un altro polmone. Formaggio. Andiamo qua allora. Qui a posto. Qui mancano i dolci. Accendiamo la luce. Questo a posto. Il pane. Ah, non ho guardato il pollo, la pizza, le patatine qua a posto. Manca il pollo. Pollo e pane, pollo. E pane. Accendiamo. Sì, perfetto. Secondo me la posizione è super super perfetta. Ma sì, posizioniamolo qua. Dai, che lo pigli, dai. Che ci stai, perfetto. Ok. Pollo, pollo in arrivo, pollo per tutti. Perfetto. Ok. Quasi, quasi la cassa. Adesso proviamo a vedere quanto mi costa la cassa. Mi costa la maledetta cassa 500. Ah, ah,
cosa? Gli spaghetti. Ho gli spaghetti a portata di mano? No, li compriamo. Spaghetti. Stanno finendo un bel po' di cose, mannaggia. Spaghetti. Butta così. Tutto a posto. L'acqua sta finendo. Ho finito il succo d'arancia. Succo d'arancia, succo d'arancia. Ok, le bibite sono a posto perché sono doppie. Ok. Qui c'è tutto. Qui pure le patate ci sono. L'acqua penso che non finisca così freddo, dai. Qui, se ti levi ci vedo qualcosa, fra, levate! Pizza, patatine. Chiudiamo, sono le 9. Vabbè, facciamo il rifornimento. So che manca la torta. Da qui vedo benissimo. Miele. Farina, miele e farina. Miele, farina. Quella c'è, ok. Caffè possiamo ancora aspettare, farina. L'olio va bene sul momento. Mozzarella, parmigiano. Mozzarella, parmigiano, mozzarella, parmigiano, riso, sugar, latte, riso, zucchero, latte, dove sta la mozzarella? Mozzarella, sì. Detergente, mani, tappone, candeggina. Candeggina. Detergente. Ok, devo aspettare allora poi la fine della giornata. Vediamo se devo aggiungere qualcosa. Ok. Qui non c'è niente, questa è vuota. Queste qua le devo mettere e sì che le devo mettere e tui tui. Poi le uova, questa è la pasta che è a posto. Fra, vai tra che tra poco arriva la seconda cassa, vai tra, sarà un traum per me ma sarà un bene per te. Vai tra. Vai tranquillo, vai tranzollo, che arrivano i soccorsi. Qui c'è il pane. Ok, poi abbiamo. Oh, ci hanno fatto comprare il sugar. Non so se compro. Non ho finito. Le patonze. Qua non ci sono le patonze. Cereali. Ok. Qui c'è qualcosa? No, non c'è niente. Sentite il rumore di stanica cacone? Oh, abbiamo finito? Dai. Cioè, miglioramento. Miglioramento. 8 prodotti non trovati. Zucchero a velo, cereali, miele e farina. Farina. Zucchero a velo. Miele e farina. 10,90, 10,90. Ah. Devo togliere lo sugar perché non mi serve a niente. Dov'è? Ma chi è? Me l'ho messo? Latte, beh. Vabbè, andiamo.
Allora, devo comprare la cassa. Assolutamente, quindi. Allora, mettiamo i prodotti e poi capisco dove mettere la cassa. Questo si può buttare. Allora, secondo me dovrebbero mettere anche l'opzione di poter prendere più cartoni contemporaneamente quando sono vuoti. Questa cosa, secondo me, faciliterebbe un po' di più la situa quando uno fa queste cose, queste manovre. Quindi, secondo me, se mi sentite, dovete modificare questa cosa. Ci date un buon sollievo. Ok. Mettere un cestino piccolino così casaccio che prende tutto. Candeggina. Questa è troppo grossa, devo per forza metterla di qua. Cacone, sei arrivato? Non saluti? Eccola, l'ho comprata. C'è? Amore, ma perché? Mi piace darti fastidio. Ah, non ti piace darmi fastidio? Grazie. Grazie. Intrattieni che devo fare pipì? Intrattengo. Vai, intrattieni un attimo. Arrivo, raga, vado a fare pipì. Intrattengo. Non conti. Non fare Non niente. conti. Occhio a questo. Ciao ragazzi, vi mostro quella mia nuova cosa. E le mie nuove carte di Magic che mi sono arrivate. Guardate che belle. Pianure, ci sono montagne, isole, paludi, un po' tutto, però non è male. Non le voglio aprire perché sono edizione limitata, qui non le aprirò mai. Prossima volta magari le apro. Mi prude il pancino. Mi prude il pancino. E volevo che lo malgastassi tu. Ho messo il telefono. Acqua. Ho intrattenuto così tanto che da spettatori di da due sono passati a zero. Visto quando intrattengo. Ok, è tornato uno. Grazie per aver fatto come si dice, intrattenitore, è giusto? Italiani, è una parola italiana? È corretta grammaticalmente? Vabbè, nel caso, scusate, italiano correggiuto e via. A quello non mi serve a niente, perché l'ho comprato doppio. Poi, cosa dobbiamo mettere? Le clenici le possiamo lasciare lì. Non so proprio dove mettere la nuova. Ah, facciamo così. Sposto questo. Ok. Metto qui. Sì, cacchio, che ce frega. Ok. Ci passo in mezzo e la seconda cassa la posso mettere. La voglio mettere tipo qua, però mi prende un botto di spazio. Faccio così. No,
perché ci saranno le patatine di mezzo. Così. Ok. Va bene così. La seconda cassa dov'è? Vieni qua. Mannaggia. Il mio incubo inizio. Inizio. Perché mi dice che non posso metterla? Posso metterla qua? Sì, scherzando? Perché? Niente, la devo mettere così, mi occupa un casino di spazio. Si sposto qua? Ci stai? No. Aspetta un attimo, eh. Questo lo posso spostare. Allora. Questo lo posso. Dai, e lancialo, porca di quella. Ok, mi serve spazio, se no questo cristiano non può spostarsi, va bene. Ci entro, non mi interessa. Al posto ci salto. Salto, va benissimo. Ok, a costo di prendere spazio, di avere spazio, mi va bene. Aspettate un attimo, come lo metto sto coso così? Ok, sono povera, bisogno di spazio, bisogno di soldi, va bene così. Questo qui è orribile da vedere, ma va bene. La candeggina la metto qui. Ah, andiamo un altro, va bene. Abbiamo il riso. Mettiamolo qua. L'olio non manca. Qui abbiamo le bzze. Cos'ho? Succo di cosa? Ok. Fuori dalle palle. Perfetto. Oddio! Allora sì, aspettate. L'ho lanciato ma non so come. No. L'ho lanciato ma non so come. Vabbè, così, va bene. Scusate, mi sono persa. Allora. Facciamolo qui. Cioccolata a posto, lasciamolo qua. Detergente. C'era qualcosa che dovevo. Oddio. La farina. Non può essere il prezzo, se non sbaglio. Ok, la farina. Ah, questo lo devo girare. Bene. Se è giusto così. Devo passare la farina. Ma devo alzarla 4 e 20. Dai, eh. Poi. Ma in realtà io dovrei avere tutto qua. Quindi in teoria. Ah, no. Mi manca il parmigiano allora. Questo lasciamo qua. No, è crollato, va bene. Metti? Bravo, come lo metti? Parmigiano l'ho preso? No, mi sa di no. Sì, l'ho preso. All'interno ho tutto, quindi. Togliendo questo, che non mi serve a niente, va bene. Ma se ho tutto, io apro già. Faccio partire in quarta la giornata. L'acqua. Sì, dai, faccio che partire. Tanto tutto. Qua cos'ho? Oh, e via. La mozzarella. Ok. Vai. Open. Via. Mozzarella. Buttiamola qui. Così. Va bene. Devo mettere l'acqua. Forse sapone per le mani. Forse anche il sapone per le mani. Vediamo. Ma
perché sapone. Vabbè, facciamo così. Sapone, mani e shampoo. Adesso arriva il drin. Al primo drin, urlo. Per non dire altro. Eccolo! Pezzo di merda! Io non vengo da te. Vai da quello. Ti uccido la mamma. Ti uccido la mamma, fra. Arrivo. Oddio. Arrivo. Ci sono. Prego, buongiorno. Sì? Ah, lo posso. Ok, prego. Sì? Oddio. Non sono abituata a usare la cassa da questa parte, va bene. Non nego che non mi mancava questa cosa. Arrivederci. Sì, buongiorno. Pizze, pizze. Sì, cassa. 39. Ah, 40. Prego. Oh, mi dovete lasciar vivere, però, fa. E non è che posso stare appresso a voi. Patate? Oh, mi sono finite le patate. Sono finite le patate. Bravo, hai pagato tanto. Bravo. Così si fa. Via, via, esci. Via, via, via. Non manca. Devo mettere l'acqua, mannaggia, allora. Diamoci una calmata, facciamolo qui. Dai, che ci stai prima. Arrivo. Cos'è finito il pollo? Pollo. Io sono in palla. Pollo. Olio. Che cacchio c'era qua? Caffè? Olio, caffè. Olio. Caffè. Ecco perché non volevo la seconda cassa. Per questo cacchio di motivo. Porca paletta. Ma inizio a lasciare le scatole in giro, non mi interessa, ma avete rotto cazzo proprio. Volete le cose? Allora tenetevi le scatole in giro, perché non è che posso sdoppiarmi. Cioè, non faccio parte della famiglia di Incredibili 4. Quindi non posso allungare. Non sono quel personaggio. Via, in mezzo alle palle. Ok. Caffè. Caffè. Manca la carta igienica, porca di quella paletta. Per me posso rimanere lì in fila, non mi interessa. Sono le due, bene. Le patate ci sono ancora, perfetto. Mezzo alle palle. Pizza ce n'è. Patate, cereali. Cioccatrota. Caffè c'è. Farina, spaghetti, cereali. Debs. Allora, cereali. Spaghetti. Che cacchio manca? Allora, vado a mettere i cereali solo. Minchia, raga, manca troppo roba. Non ce la faccio. Bisogna un secondo cassiere. Porca di quella. Mezzo alle palle. Via. Lascio qua. Cereali. Ma perché non sono così lenta? Sprint, sprint, sprint. Gli altri cereali mancano. Mania. Arrivo, arrivo. Un po' storta, però arrivo. Sì, buongiorno. E vabbè, mancheranno un po' di prodotti. Che lo fa? Qua c'è un incrocio. C'è uno scontro. Uno scontro fra clienti. Prego. Pollo. Assorta. 88. Prego, buongiorno. Qua si sdoppiano. Ah no, lo dai 68, scusate. 50, 60, 5, 6, 7, 8 e 0,5. No, vabbè, 0,5. Ok. Niente, raga. Oh, faccio una cosa o ne faccio un'altra. Che devo fare? Ok. Mamma mia, santissima. Posso accendere la luce di qua? Arrivo, devo accendere la luce, devo accendere la luce. Un momento, arrivo. Oh, accendiamo la luce. Grazie. Ok, prego. Oh, ma uno che mi fa zero.
Quindi me li aggiusti, a parte quelli con le carte, non ce n'è. Ok. 71, 64, 719 e andiamo. No, c'è da sclerare. Cioè, io voglio rilassarmi, già sclero lavoro. Ma in realtà mi dovete far... Fra, prossima volta 0. Giusti, li voglio. Novantaquattro. Prego. Che devo fa? Che devo fa? Ah, carta. Bene. Bene. Chissà quanti prodotti non hanno trovato i clienti. Che devo fa? Oh. Mia santissima. 97, ok. Casino, ci vuole un doppio cassiere. Basta. Quando arriviamo a livello 20, porca di quella trota. Saranno 160 a botta, però va bene. Cioè, va bene. Pur di non sentire tutte le lamentele. Boh, io voglio sapere il totale delle lamentele. Siamo arrivati a 20, quota 20. Lamentele quota 20. Ci sono arrivata? Buongiorno. M'hanno svuotata, porca. Ah, all'ultimo è arrivato. Il fenomeno. Ok, saltiamo. Chiudiamo. M'hanno spennata. Lasciamo qua. Tanto nessuno dice niente. Queste uova. Eccola. È arrivato. Ci sono. Vai. Prego. Prego. Vai. Forse così riusciamo a raggiungere il secondo cassiere. Già posso fare. Oh. 22. Ah, prodotti trovati troppo costosi. E quale cacchio è? Abbiamo superato la soglia. 22, raga, 22 prodotti non trovati è un problema gigante. Qual è il prodotto troppo costoso? Detergente per pulire? Acqua in bottiglia e olio. Devo fare un recap di tutto. Olio. Quale di due? Prodotto troppo costoso. Boo. Pollo, poi cose che manca. Spaghetti dovrei averceli. Spaghetti, la pasta. Non c'è, non è qua. Non è manco qua. Pasta. Saluto, amore. Non ho fatto niente. Hai fatto con Regina? Non è vero. Sì. Ti ho sentito. No, Ti ho sentito. No, ti ho sentito. Qualcosa c'è? Questo. Cos'è questo? Miele? Sì, è miele. Ok. Qui olio. Oh, ahimè. Porca trota, quando fa così, raga, vi giuro, mi sto in culo sto gioco. Che mette le cose bene. Questi sono via. Sapone per le mani. Shampoo. Via. Ok, poi. Prendiamo il riso. E via. Abbiamo le uova. Ok, via. Latte. Ok, via. Sapone rimane. Qui cosa abbiamo? L'acqua. Ok, via. Qui che abbiamo? Il detergente. Ok. Detergente. 2,98. 2,98. Ok.
Proviamo un altro olio che è in più, porca trota. Facciamolo qui. Abbiamo il zucchero. Ok, non l'hanno minimamente toccato sti pezzi. Ah, non si l'hanno toccato. Scherzavo. Dai, infilalo. Io mo lascio le scatole in giro, non mi interessa. Allora, che devo prendere? Allora, il pollo. Ok. Pollo, pasta. Spaghetti, vai, spaghetti. Pasta c'è già. Farina, farina. 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 Caffè. Ok. Il tè. Cos'altro? Dolci, torte. Ok. Dolci. Torte. Sono 10, ok? Poi abbiamo caffè, cereali. Oh, mi levo il dubbio, mi prendo tutti e tre e vaffanculo. Cereali, le patate, la carta igienica, cereali, cereali, patate, carta igienica. Allora, cereali, non c'è scritto, patate, no, beh, questo sì, carta igienica. Cos'era? Patate, il sacco, si aggiungiamo. E fino a qua ci siamo. Poi cos'altro manca? Questo l'ho preso. Detergente. Candeggina. Ok. Detergente. Detergente, candeggina. La pizza c'è? Pizza, come siamo messi a pizza? Prendiamo la pizza, vai. Anche se io in realtà aspetterei. Secondo me va e non va, dipende dal giorno, quindi aspetto. Allora, qua devo prendere le uova piccole. Tutte le bibite, uova piccole, i succhi. Tutte le bibite, uova piccole, i succhi. Uova, succhi. E poi, uova, succhi, bibite, bibite. Via. Quanta roba! Aspettate. Succhi l'ho presi. Ok, le uova pure. Burro d'arachidi, burro d'arachidi. Ok, burro d'arachidi, pane e zucchero. Burro d'arachidi, pane e zucchero. Fa burro. Pane. Zucchero. Pane, burro, via. E cos'altro manca? Sale c'è, il latte così c'è. No, il latte così non lo prendo. Latte. Ah, devo vedere la parte dei formaggi. Parmigiano e là c'è il tonno, ma il tonno lo prendiamo poi. Parmigiano. Vai, non so quanto tempo a fare tutta sta roba. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Oggi non abbiamo preso. Manca a morire il cassiere nuovo. Vabbè, fa niente. Ci vuole qualcuno che sistema le cose al posto mio, eh? A quanto pare. Via. Andiamolo. Questa è l'altra. Oddio, mi sono chiuso da fuori. Cambiamo la posizione, vai, farina. Spaghetti. Ok, mettiti qua.
qua. Questo è pane. Mettiamolo qui. Cos'è? Carta igienica. Mettiamola qua. Beh. Facciamo così. Basta. Via. Burro. Lasciamo così. Lo vado a bere. Dai, che ci stai, ok? Bravo. Questo è l'altro latte. Cereali. Stanno pieni, perfetto. Oddio, sono caduti, sono crollati. Sono crollati. Mettiamoli qua. Detergente. Mannaggia quella brutta bestia. Mettiamolo qua. Questo mettiamolo fuori, buttiamolo così. Facciamo così, no, ho sbagliato. Ok, controlliamo, mettiamolo qua. Ok, lasciamolo qui. Lasciamolo qua. Così, che cacchio sono? Cereali? Cereali come ordine? Mettiamoli qua. Cereali, disposto. Così metto tutti vicini, insieme appassionatamente. Succo. Ma dove cappellina è? Succo alla mela. Ok, è andato. Facciamo qua. Regina, che in realtà ne avevo altre. Vabbè, lasciamo perdere. Com'è andata? Però mi devo ricordare che le ho. Via. Qua non c'è niente. Qua c'è il parmigiano reggiano. Il regno di tutte le case. Non ho sbagliato. Ok. Quando poi ho tempo le butto. Ok. Questa è piena. Via. Le uova. Piena, c'è vuoto, no, così e butto. Questa è la torta, no, sbagliato, meglio. Mettiamo così, questa è vuota, mettiamola qui, questa è piena, tanta, tanta. Poi. Coca-Cola. Non sai che qua ci stava la zip, vabbè. Com'è andata? Lasciamo questa qua. Qua c'è il prodotto. Qua c'è il prodotto. Questo è vuoto. E buttalo. Dove c'è? Pronta Coca-Cola. Non sto prendendo. Questa qui, no? Ah, ho sbagliato. Porca trovata. Ho sbagliato.
Sì, dai, va bene, va bene, stai? Dai, che ci stai? Rompere. Dai, ok, grazie. Sei caduto. Mannaggia, sono caduti tutti qua, oh. Via, 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 via. Usciamo di qua. Tanto non c'è niente. Ok. Succo d'arancia. Tanto i clienti ci passano qua, eh. Quindi, dai, ci stai appena. Dai, stai appena, non rompere. Non ci stai. Allora stai qua. Questo lo possiamo buttare. Sì, che ce l'hai in sonda. Ah, sono quelli a meno. Vabbè, lasciamoli qua. Dai, i doppi non fanno mai male, vanno bene. Non si sa mai. Le patate. Me l'hanno fregata una. Raga, mi hanno fregato una patata. Da così? Sono un po' male, però. Mi hanno fregato la patata. Ah, è inesistente, non esiste. Vabbè. Si è buggato. Vabbè. Ok, questi qua possono rimanere fuori. Questo c'è. Oh. Questo è vuoto. Mancano. Manca qualcosa. Tonno. L'olio. Tonno. Olio. Manca un pacco di cereali comunque. Sì, manca l'altro pacco di cereali, il pane. Ma non andavo a prendere queste cose, scusami. In mezzo a sto bordello. Dimenticato qualcosa? Teniamolo lì, va bene. Poi li smaltisco dopo. Prego niente, lasciamolo qua. Va bene, va bene, va bene. Cazzo, non vedo una cosa. Questo è vuoto. Ok, allora, questo è vuoto. Mi manca un pacco di cereali, adesso lo prendo. Allora, il pacco di cereali, dov'è? Non ce l'ho. Ci sono quelli. Ok, un po' di bianchi. Allora. Io l'avevo preso. Oh, non mi hanno messo le cose. Qua cosa manca? Il zucchero a zero, ce l'ho il pane. Ho messo di qua, quindi questo lo posso togliere. Qui ho l'olio. E perché ho cambiato la disposizione, quindi mi sono persa. Apriamo. Apro pure con tutto sto bordello, me ne frega niente. Facciamo andare avanti la giornata. Voglio sbloccare sto benedetto cassiere. Allora, smaltiamo le quelle vuote. C'è la fila. Qua c'è bisogno di qualcuno, un addetto agli scatoloni, per favore, perché ormai stanno dominando la strada. Via. Ok. Lasciamo qua, questo è vuoto. Allora, oh, prima prova con te. Ci stai? Ah, questo è vuoto, perché cacchio la tengo qua? Per saltare, per velocizzare la situazione. Mo' blocco il traffico. Inizio a buttarli in strada, non è che mi arrivano le multe. Per tutto
le cose che sto buttando in strada. Ma però non ho sentito nessun drin. Messo drin. Eccolo! Arrivo. Ci sono. Non ho guardato qual è il prodotto troppo costoso, vediamo. Però qualcuno lo dice. Cambio il prodotto, che devo fare il prezzo, devo fare. Eccolo, arrivo. Invasione degli scatoloni! Mi sa che le pizze le devo comprare. Sì, buongiorno. Brava. Questi clienti, raga, che pagano così e non mi chiedono il resto, sto male. 6, 8, 17. Sì, però dovete andare dall'altro, fra. Non da me, porca. Quale dei due? Tanto quasi finì. Dai, Amo, aspetta. tutto con te mi pare. Guardo chi entra, guardo chi non entra. Dai, prenditelo, esci da lì. Non schiacciare, non mi raccomando, non fare qualcosa di strano, sono No, quello. chiudo, chiudo, ci attenderò. Bravo. 60, 50, 60. Allora. Qua c'è il pollo, ok, c'è il pollo. Quanto pollo, pizza, la pizza e le patatine, raga. Le Pizza in mandolino. pizza e patatine, patonze, pizza e patatine e patonze arrivano, fratelli. Pizza arriva, arrivo. Madonna, la buttano però in mezzo a sto bordello. Ok, patatine. Ma io ho messo il pollo qua, raga. Ho sbagliato. Non dovevo metterlo qua il pollo, mannaggia. Vabbè, in più. Non fa mai male. Va bene lo stesso. Pizza. E magari dalla fretta ho sbagliato, va bene. Arrivo. Prego. 13 e 24, prego. Non riesco a trovare il latte, manca il latte, porca trota. Ok, manca il latte, arrivo. Minchia, raga, ma che è, oh? Forse l'avevo già preso, però mi era pure avanzato. Vabbè. Vediamo se sta qua. In tutto questo bordello non c'è? No, non c'è. Vabbè. Non c'è il latte, perfetto. Latte. No, non è gestibile, non è gestibile, non è gestibile questa situazione, porca di quella qual è. Non è gestibile, ok? Per niente. Caffè, olio, via. Non è gestibile questa situazione. Scusate, uscito ruttino. Formaggio. Caffè. Ho visto che manca. Ops, in un locale. Il modo per essere più veloce è saltare. Va bene. Lascio qua. Cos'altro manca? Formaggi. Ok, formaggio. Burro. Uova. Formaggio, burro d'arachidi, uova. Mannaggia. Burro, uova, cani quella boletta che io sto comprando, che magari ci sono. Vado in palla per niente. No, raga, è impossibile. Impossibile, impossibile. Non si può, non si può. Infattibile, infattibile. Infattibile. La carta per il culo c'è, boh. Carta. Non è che posso fare. Bip bip. Ma raga, sono in palla.
di livello 19, manca ancora un livello, niente, già possiamo fare. Sì, grazie. Ho capito, ci posso fare da sola, zio Faustino. 19 e 91. Ok. Buongiorno. Però mi sono stancata di fare la cassiera, eh. 9-3 e 7-4. Ok. Prego. Quante tavolette? E il latte praticamente me l'ha finito questo, bene. Sì, buongiorno. 21 e 92. Prego, prossimo. Poi, qualcos'altro? Bravo, così ti voglio. Poi, aspettate, qua se no la gente continua ad arrivare. Ah, permesso. Ok. Arrivo. Cosa fa? A pagare per la carta, ok. 8 e 31. 6. Segnate 30 lamentele? Votato? 30? 3, 6 e 31. 30. Così vi voglio. Clienti, così vi voglio. Che non chiedete il resto. Bravi. Allora. Cosa c'è? Niente. Via. Ok. Lasciamoli qua, non me ne frega niente. Possiamo stare qui. Possiamo marcire qua. Perché? Ma se c'è il mio cacchio di cassiere, perché porca di quella paletta vieni da me? Ma io non lo so. Lo spieghi perché? Ah, posso anche non saltare, perché? Solo per uscire. Eccola, 1, 2, 3 e 11. Arrivederci. La mamma. Enter. Ah no, segnate 11. Troppo costosi, non ho ancora capito qual è il. Torta, pasta, shampoo e bibita. Niente, non ce l'abbiamo fatta per sbloccare il. Mannaggia, non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ho fatta. Mannaggia. Ma io lascio qua. Non mi interessa. Arriveremo al punto in cui tutta la strada sarà piena di carte. No, io lo faccio, non mi interessa. Tanto nessuno dice niente. Allora, questo rimane qua. Cioè, mi buttano pure il pacchetto di sigarette, l'LD. Io quindi butto le mie cose, va bene? Non ho spazio. Ho il magazzino, ma il magazzino è scomodo. Per me è scomodo. Le persone normali, quando giocano a sto gioco, utilizzano il magazzino. Appunto per tenere le cose in ordine. Arrivo io e non lo utilizzo, ragazzi. Non lo utilizzo. Per me è inutile. Io devo avere le cose sotto mano per far funzionare le cose. Se no, sclero. Pizza. Questa qua è la 4, la capricciosa con aggiunta di pomodoro. Spaghetti. Via. Questo è via. No, non lo voglio. Lasciamo la pizza qua. Cioccolato. Aggiungiamolo. Ok, detergente, facciamo un po' di rifornimento. Io adesso, cioè proprio mi devo togliere questo sfizio. Voglio riempire questa parte tutta di scatoloni. Lo voglio fare, lo voglio fare. Cioè proprio farò le costruzioni con le scatole. No, ve lo giuro, raga, mo esce questa cosa. Mo lo faccio. Mi metto lì di impegno, costruisco tutte le torri con i cartoni. Lo devo fare. Mi devo togliere questo sfizio. Questo è pieno, quindi lo posso lasciare qui. Ah, turco! Volete un po' di turco cola? Venite nel mio supermarket, la troverete scontata al 20%. Offertona del mese. Questa non è bzz. Ah, Eclipse, ok. Offertona del mese, 20% di sconto su tutte le bibite che fanno male. Bene. Aspetta. Allora, questo va qua. Poi che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Allora, qua cosa abbiamo? È capovolto su se stesso praticamente. Aggiunta, ok. Facciamo così. Iniziamo da qua, blocchiamo il traffico. Io devo bloccare il traffico. Poi c'è l'altra Coca-Cola. Ok.
Cosa? La farina. Farina. Perfetto, giustissimo. Chissà se mi arriverà la multa. Chissà se multano. Si fanno le multe in questo gioco. Sono proprio curiosa. Verrò multata per aver occupato la strada per tutti gli scatoloni. Perché sono sfaticata e non vedi buttarli nel cestino. Possono rimanere là. Non so se posso utilizzare il magazzino. Per tenere. No, non ha senso, non ha senso. Il magazzino è inutile. È inutile. Ok. Brutta cosa perché sto inquinando l'ambiente. Brutta persona, sono una brutta persona, lo so, scusate. Scusate. Non si inquina. Allora, aspetta un attimo. A parte gli scherzi, non la posso qua. Nemmeni. Ok. Allora, che non apro nulla perché sono mezza. Tipo in Minecraft, raga. Oh, non posso nemmeno per Minecraft. Caffè non è a posto. Qua è a posto. Questa si può buttare. La palla di questo gioco è dover sistemare le cose, perché sennò poi ti diverti con le casse fatte così e devi saltare. Cioè, è una meraviglia. Allora, qua. No, ancora, sto continuando a girare in tonno. Qua il tonno, mettiamo il tonno. Allora, eccola. Qua ci siamo. Magari dolce. Allora, facciamo così. Dolci. Dolci. Ok, raggiungo il carrello. Olio. Olio. Poi abbiamo pasta, farina e lì è vuoto. Pasta, farina. Okay. Pasta. Questo sicuramente mi serve. Farina. Ok, le prime cose le abbiamo prese. Poi. Poi mi manca shampoo, candeggina. Devi avere là di là. Sapone, shampoo. Vabbè, candeggina prendiamo lo stesso. Candeggina. Allora, shampoo, candeggina, la carta per il culo manca sempre, sicuramente le patate, appunto, patate, ah, i cereali posso anche prendere, patate, differenza, sacco, perché sono in più le patate, il pollo, sicuramente manca il pollo, pollo, devo ancora capire qual è il prezzo alto, qual è il prodotto che ha il prezzo più alto, ma va bene, mi sto perdendo. Mancano le uova a 4. Uova a 4, ok. Uova a 4. Adesso voglio vedere con tutte quelle scatole dove mi hanno messo tutto quello che è ordinato. Sono curiosa. Uova a 4. Ok. E paghiamo. Ah, riso, latte, sale, 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 riso. Latte e sale. Ok, sto a morire. Vi giuro, sto a morire. Allora, le patate qua ci stanno. Il latte c'è. Ok. Vai a capirci qualcosa, mo. Dove caspita? Candeggina, che in realtà ce l'ho già qua. Appunto. Sto invece. Vabbè, spendiamo i soldi. Tanto poi chi diamo i debiti alle banche. Lasciamo qua. Tanti clienti passano in mezzo a tutto, appunto. Appunto. Va bene tutto. Aiuto, mi sono inceppata. Scatola in mezzo alle palle, in tutti i sensi. Basta, lasciamola qui. Ok. In mezzo alle palle. Via. 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 Ma che ci passeranno attraverso? Vediamo. Negozio pieno di scatoloni. Nella realtà sarebbe tipo un negozio che appena apre e chiude. Cioè proprio va in fallimento solo per questa visione. L'ordine non è la nostra arma principale per poter fatturare. Per fatturare utilizziamo il disordine e il saltellamento alla maniera Minecraft. Quindi facciamo così. Allora, andiamo di qua. Se cambio il tono di voce perché mi sa che sto urlando un po' troppo.
Queste cuffie non mi permettono di capire il mio tono di voce. Questo è finito? O c'è un pollo? Non c'è un pollo, ok. Poi farina. Farina. Mettiamola qui. Ok. Buttiamolo qua. Tanto è vuoto. Clandish, 150 euro di pastiglie, dollari, scusate. Cioè, e ci guadagni un cazzo. Lo dico proprio palesemente. 150 vanno in fallimento. Solo per queste pastiglie. Patate. Tante patate per tutti. Ce n'è di tutti i colori, di tutti i gusti. Tutti belli che accontentati. Carta igienica, che non è andata a ruba, ma io tutto qua quasi quasi. Okay, e i clienti hanno bisogno della carta igienica per pulire il succuletto. Le uova. Vediamo a calci queste bellissime scatole. Amo! Posso farmi l'ultima partita? Ok, quindi raga, adesso vi faccio vedere le acrobazie che farò quando inizieranno ad arrivare tanti clienti in cassa. E poi adesso c'è un problema. Devo abbassare dei prezzi. Quindi mi vedrete sclerare. Già sto sclerando per questa roba qua che devo sistemare. In più sclererò per questo. Andiamo bene. E domani mattina mi dà altre bestie. Manca mozzarella, formaggio, mozzarella, formaggio, mozzarella, formaggio, oddio, mozzarella, mozzarella, formaggio, ok, il tè e caffè ci sono, mozzarella, formaggio, mozzarella, porca di quella paletta, mi sono presa l'insegna in faccia, mozzarella, Haribo, è la bontà che si gusta, non so perché mi è uscita, ma l'ho detta, mi è venuto in mente, l'ho detto, allora, dove la scritterina è? Via. Via, vai, qua. Io ho ordinato qualcosa, ma non c'è qui. Diciamo che non è ottima come cosa avere tutti questi cosi vicino. Ah, ecco il latte, ok. Ma direi che possiamo far partire il nostro supermarket. E ho tutto. Ok. Ho tutto. Via, siamo pronti per far partire questa ultima giornata, ragazzi. Con tutte le scatole in mezzo alle palle, va bene, si è acceso tutto. Ma che cacchio c'era? Non mi ricordo. Ah, il tappone per le mani, mannaggia. Non prendo neanche il tappone per le mani. Tappone per le mani. E poi devo controllare anche i prezzi. Perché devo abbassare qualcosa. Tappone per le mani. Allora, lasciamolo qua in mezzo. Conteremo i primi prezzi, la carta igienica 13,95 a posto, 2,10 shampoo 5, ah lo shampoo è aumentato, ma no, potevo andare in perdita, ok, 6,72, ora mi porto in 500, 19, cioè raga queste le pagate 150 dollari, io ci guadagno 19,02, ladri, adesso il primo drin, mando a quel paese, vi fottete, vi tiro una patata in testa al primo drin, la carta igienica l'avevo già controllata, vabbè. 5,22, quelli al mille stanno qua, 5,22, 5,17, 5,17, questo, 5,98, e quindi iniziano a prendere le cose, io muoio male perché devo controllare tutti i prezzi, dato che me li sono persi per strada, porca di quella paletta, bravi, che è andata dal mio cassiere, porca man... Mi sta uscendo una cosa brutta che non si dice. Rumore del cesso, tutto a posto. Caccone che ha fatto pipì o cacca, tutto normale. 1,71. 4,10. 4,10. 2,81. Ah, ma questa è la sfida contro il tempo. Sto invadendo le corsie con le scatole. 2,52. 2,52. Ah, la prima controllo, quasi effettuato, cioè più che altro ci sono troppi prodotti, non so, allora questo a posto, questo ho visto? Sì, la carta per il culo sta andando, questi li ho controllati? Non mi ricordo, oddio, 4,73, oddio, confermato qualcuno?
già controllati? No, già non mi ricordo. Vabbè, pronti a vedere le acrobazie? Per far pagare i clienti in cassa? Sì, tanti, sì. Ok, ci sono. In realtà basta anche cliccare sulla cassa, ma dettagli, però voglio fare un po' di scena e via. Scherzo, fanno cazzate, raga. Mi hanno dato una certa. Ok, cerco di levarmi dalle palle questi clienti perché vorrei concludere. Oh, questi pagamenti. Bene, non posso più gestire le cose dal tablet. Mi si è scaricato il tablet in faccia, perfetto. Spero che non si stacchi solo la live. Quanto li devo? 7. 18. Ok, vai, sono pronto, mi carica. Troppo posto, raga, mio ragazzo, tutto normale. 1,57. No, ho sbagliato, che sì, come i regali soldi. Pezzi di infame. Eccola là. Non trovo nuovi clienti, comunque, raga, non sono arrivati nuovi clienti. 10,34. Tutti di qua, bravi. Ma quanto sono bravi questi clienti. Finito il pane, finito il pane, finito il pane. Porca di quella paletta, pane. Pane. Forse questa costa meno, aspettate. Ecco, 2,80. 2,80. Ok. Farina, dopo aggiungo il pane, spaghetti, olio, 50, tipo tua mamma, puoi aspettare, ok, è finito il parmigiano, reggiano, parmigiano, 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 parmigiano. Aiuto, dimmi un secondo cassiere, io quest'oggi volevo prendere il nuovo cassiere. Sono finiti pure le pastiglie. Ma basta. Ma quante lavastoviglie fanno questi? Lavastoviglie? O lavastoviglie, scusate. Il sempre appena. Il mio italiano parte ogni tanto. Il più delle volte. Cosa manca qua? Minchia, le patate pure sono. I cereali? Pastiglie. Sai che c'era qua la carta igienica? Il zucchero a velo? No, ora mi sto perdendo. No, mi sto perdendo. Basta. Me ne vado. Ci rinuncio. Che non ci passa. Do le dimissioni. Do le dimissioni, basta. Cioè, non la faccio più, basta. 110, minchia, 110, raga, ho sbagliato la prima volta. È la prima volta che ho 110. Mi sto commuovendo. Io mi fa vedere. Mi sto commuovendo. 110. 110, ho sbagliato. Ma se le patate sono più grosse della mia testa. No, raga, mi sono emozionato. Ho guadagnato 110, un colpo. Manco fosse nella vita reale. Ah, aspettate, scusate, bisogna. Allora, 06 non ha. Cin. Oh, cazzo, ma in che senso? Ok, e si rimossero. Com'è che si accende la luce in un mio. Ecco, come si accende la luce? In questo modo. Tu prendi il sale, vieni qua. Dove dobbiamo andare? 6 e 7, 37. Ok, basta. Grandi spese, signora. Grandi spese. Quanto mi dai? Beh, non ti devo dare niente, bravo. Adoro questi clienti. Perfetto, anche tu. Ottimo. Ho capito. Devo dire bravo. Ma questi clienti mi fanno sognare. Mi fanno volare. Dove dobbiamo andare? Questo già, tu già. No, tu mi fai bene. Devo dare il resto. I miei occhi fanno così, il mio cervello fa così. E ti do 50 dollari. Perché mi fa così. Sono andato troppo, appunto. Che palle. Sono quasi le 9. Tra poco si chiude. Tra poco si chiude, ragazzi. Si chiude. E andiamo tutti in là. Anna Nina. Tranquilla. È tranquilla la situation. È tranquilla la situation. Ha preso il pollo, signora. Ah, quanti pollo ha preso? Tu mi paga 75. No, comunque 110 c'è. Tipo, raga, emozionata nel mio per mille. Guadagno di 110. Prima volta che mi capita da quando gioco a sto gioco. Cioè,
La vita. Sto male. Sono le 9. Bene, possiamo chiudere. Oddio, cosa ho schiacciato? Volevo chiudere comunque, signore. Un attimo, arrivo. Non si lasciano i clienti in cassa. Ma non è che se non chiudo qua arriva. È vero che dobbiamo guadagnare, dobbiamo diventare ricchi, però il cristiano qua poi si lamenta, mi manda una lettera, mi dice voglio tutti gli extra. Io sono povera e non glieli posso dare. 49. Aspettate, ci arrivo a 49. Siamo a 35, 45. Arrivederci. Che dobbiamo fare? Si sono bloccati? Si sono bloccati? Ah, quanti acquistoni che ha fatto, fratello. Niente, questi qua sono bloccati. Sì. E finiamo qua. Ah, 30 soddisfatti. Ok, tonno. Alziamo il tonno che c'è ancora, sempre in vita. 8,20, 8,20, 6,51, 5,79, 3,88. Ok, questo è a posto. 2,52, 10,90, 5,73, 4,17, 5,16, 5,16. Vediamo la pizza, 4,10, le patatine, 4,88, il pollo non ce l'ho, adesso mi ritorno al caffè, così vedo appunto se è aumentato il prezzo, no? Mi mancano le caramelle, oddio, cosa le caramelle, vedo se hanno aumentato il prezzo, no, mi manca il pollo. Vedo se hanno aumentato il prezzo. Bello. Sembra essere uguale. Però per me l'ho presa. Pollo. Allora, mi hanno fregato un pollo. Beh, io che dire. Lasciamo così il negozio. Raga, per poco. Ancora una giornata e sbloccavo il secondo cassiere. E quindi niente, lo becchiamo nel prossimo episodio. Salvo. Sistemerò poi. Non ci penso minimamente. Di salvare ora. Volano cose. Di sistemare ora. Va bene così. Ah, l'unica cosa che devo fare è pagare. Aspettate. Gestione. Fatture. Ok. Paghiamo già. Così ci vediamo questo. Ah, mannaggia, raga, mi hanno praticamente multata da far schifo. Mi hanno dimenticato di pagare i prestiti. Fine. Salviamo. Usciamo. Aspettate, io ho ansia. Ok, usciamo dal desktop. Perché ho salvato. Ok. Andiamo su faccina, sulla mia face. Non urlo perché è tardi, quindi vi saluto tutti, grazie per essere entrati, ringrazio Carmelo per essere entrato, ringrazio Alibina per essere entrato, è entrata e per essersi iscritta, grazie mille. E ringrazio tutti quelli che sono entrati, anche se non avete commentato, grazie mille per essere entrati, per essere rimasti, per aver guardato questo faccino. Vi ricordo gli appuntamenti su YouTube, stasera è uscito alle 8 Assassin's Creed 2, domani idem, domani sera non ci sarà la live, appunto, come ho già avvisato, quindi ci vediamo domani sera su YouTube con un gameplay già registrato e mercoledì invece con Spider-Man sempre alle 21:30 qua in live su Twitch e poi vi dico tutti gli altri appuntamenti. Quindi ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi se non vi siete iscritti e ci vediamo in live sia qua che su YouTube. Un beso a tutti, buonanotte, bye bye.